Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, queste parole che adesso vi leggerò sono tratte dalla regola pastorale di Papa San Gregorio Magno. Ricordo che la Chiesa celebra la festa di San Gregorio Magno ogni 12 marzo. Ebbene, si tratta di parole di straordinaria attualità in questi tempi in cui molti cattolici, soprattutto sacerdoti e vescovi che hanno l'obbligo di proteggere il gregge dai lupi, tendono però a fare silenzio, a non ammonire gli errori, facendo sì a non denunciare gli errori, a non ammonire gli erranti, facendo sì che molte anime rischino la dannazione eterna. Leggiamo queste parole di San Gregorio Magno. La guida delle anime sia discreta nel suo silenzio e utile con la sua parola affinché non dica ciò che bisogna tacere e non taccia ciò che occorre dire. Giacché, come un parlare incauto trascina nell'errore, così un silenzio senza discrezione lascia nell'errore coloro che avrebbero potuto essere ammaestrati. Infatti spesso guide d'anime improvvide e paurose di perdere il favore degli uomini hanno gran timore di dire liberamente la verità e, secondo la parola della verità, non servono più alla custodia del gregge con lo zelo dei pastori, ma fanno la parte dei mercenari, poiché quando si nascondono dietro il silenzio è come se fuggissero all'arrivo del lupo. San Gregorio Magno poi continua: per questo infatti, per mezzo del profeta, il Signore li rimprovera dicendo: cani muti che non sanno abbaiare. Per questo ancora si lamenta dicendo: non siete saliti contro, non avete opposto un muro in difesa della casa di Israele per stare saldi in combattimento nel giorno del Signore. Salire contro, continua San Gregorio Magno, è contrastare i poteri di questo mondo con libera parola in difesa del gregge, e stare saldi in combattimento nel giorno del Signore e resistere per amore della giustizia agli attacchi dei malvagi. Infatti, che cos'è di diverso per un pastore l'avere temuto di dire la verità dall'avere offerto le spalle con il proprio silenzio? Ma chi si espone in difesa del gregge oppone ai nemici un muro in difesa della casa di Israele. Perciò di nuovo viene detto al popolo che pecca: i tuoi profeti videro per te cose false e stolte e non ti manifestavano la tua iniquità per spingerti alla penitenza. San Gregorio Magno poi continua: è noto che nella lingua sacra spesso vengono chiamati profeti maestri che, mentre mostrano che le cose presenti passano, insieme rivelano quelle che stanno per venire. Ora, la parola divina rimprovera costoro di vedere cose false, perché mentre temono di scagliarsi contro le colpe, invano blandiscono i peccatori con promesse di sicurezza. Essi non svelano le iniquità dei peccatori, perché si astengono col silenzio dalle parole di rimprovero. In effetti, le parole di correzione sono la chiave che apre, poiché col rimprovero lavano la colpa, che non di rado la persona stessa che l'ha compiuta ignora. Perciò, dice San Gregorio Magno, San Paolo afferma: il vescovo sia in grado di esortare nella sana dottrina e di confutare i contraddittori. Perciò viene detto anche per mezzo di Malachia: le labbra del sacerdote custodiscono la scienza e cerchino la legge dalla sua bocca, perché è angelo del Signore degli eserciti. E perciò ancora, per mezzo di Isaia, il Signore ammonisce dicendo: grida, non cessare, leva la tua voce come una tromba. Insomma, conclude San Gregorio Magno, chiunque si accosta al sacerdozio assume l'ufficio di banditore, perché prima dell'avvento del giudice che lo segue con terribile aspetto, egli lo preceda con il suo grido. Se dunque il sacerdote non sa predicare, quale sarà il grido di un banditore muto? Ripeto questa conclusione di San Gregorio Magno: se dunque il sacerdote non sa predicare,
quale sarà il grido di un banditore muto. Insomma, cari amici, parole chiare sul dovere di quelle che sono le opere di misericordia spirituale, che sono state abbondantemente dimenticate negli ultimi decenni. Bene, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.